Salve a tutti, Ciao a tutti, benvenuti in benvenuti questa in questa sesta sesta puntata puntata di di Cuphead. Cuphead. Allora, partiamo subito dicendo che l'altra volta non l'abbiamo notato, ma l'ho scoperto io da poco, che ci sono questi tre fratelli molto seddoni e praticamente ti chiedono di trovare il loro quarto Quarto fratello. fratello, E allora mi sono messo l'agenio. a cercare e ho Dove mai sarà? Dove mai notato che sarà? se vai qua dietro trovi il Wow, ma fratello. c'è Finalmente l'audace qua. speravo di vedere anima viva. Ho smarrito la via cercando monete. Di Ma questi per tempi un chi po' può finivi in vivere di acqua. sola musica? Colpa di quell'infame del casinò. Beh, meglio che torni al mio quartetto. E torna. Andiamo sì. Quando vai là non sono più seddoni, ma sono felici. E Sono molto ti cantano, smiley. vabbè, Molto forse è un po' happy. per il copyright. Non lo facciamo sentire, però tipo ti cantano una canzone, vedi? Ti cantano un bel canzonetto. E vabbè, e loro Ok. E ora fino a qua ci li abbiamo siamo. resi molto Molto happy. happy. Ok, adesso andiamo a sconfiggere il boss del giorno. Il boss del giorno è... Ora andiamo a vedere. È questa tizia... Questa tizia... Regina Mielinda. Poi Ok, cosa volevamo partiamo. aggiungere? Che la quinta Sta puntata andando di abbastanza ritorno bene. sta dando già i suoi Mantieni buoni Zeta. risultati. Ci è voluto per ucciderla. Oddio, stiamo da un'ora a fare questa. Allora abbiamo ucciso la petta schifosa che, mio Dio, i fatti Che ci suoi ha non fatto se li buttare faceva. sangue? Allora questo, vabbè, ce l'abbiamo sconfitto. Questo mi Sì, sa che questo puntata con tutta quelli 5. era Sì. facilissimo. Poi teniamo, allora, questo che è un boss che già abbiamo completato, quindi poiché sappiamo che è un'uccisa non lo faremo. No, non abbiamo comune adesso. E vediamo un attimo questo com'è. Nel caso, quindi, Ferriti al teatro. vuol dire che è così, che mi forse questa la so fare, forse è una tizia abbastanza, Vediamo orsù. non dico niente perché va a finire che E parlo finisce e male, finisce male. Vai, fight. Ok, adesso fammi provare la tecnica. Allora, usiamo di nuovo questi anellini, perché abbiamo visto che gli anellini, a differenza di, non La so prima parte perché, vanno benissimo. e fanno pure, non dico tanto Abbastanza danno, danno, ma ma comunque fanno il abbastanza. loro lavoro. Nella seconda session Poi da quando tipo fa quella roba di cartonato in poi,
sulle guerrillare freccette russe. Sperato. Mi scordo sempre quali sono i tasti. Ok. Cioè, nel senso perché per cambiarli mi scordo sempre. Ok, ok, Stanza adesso devo usare questo. Verdi, okay. Mo, non dico che vinciamo. Però, già stando con due vite, e questo comunque è abbastanza easy. Guarda, basta che faccio aprire questo. Ok. E poi non cambia neanche se l'apre. Eh no, perché se sta chiuso lo prendo in quel posticino. Ok. Ok, meteora. E la facciamo aprire. Apriamola. E tempesta. Apriamola in due. Ok. Ok, tempesta. Mo big wave. Ok. Cavalcalunda. Ok. Adesso con calma. Stanno pure i figli, se lo vedi. Io non li avevo visti. E invece ho notato che c'è il prete, ma i figli. Non ci ho fatto caso. Quei piccoli infami che poi mangiano i bambini. Quei gran bambini. Andato. E con questo, sapete cosa vi dico? Io gli altri livelli non li faccio, vado direttamente al boss finale. E dai, basta, mi sta scendendo il... non ce la faccio più, non ce la faccio più. Aspetta, però vuoi dire che sto dicendo tutte queste cose e poi alla fine devo fare ancora per forza un altro, tipo qualche altro boss? Aspetta, controlliamo una. Oh my god. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate like, commentate, condividete. Ci vediamo alla settima puntata che spero sia o l'ultima o la penultima.